Detective, questa è una situazione che richiede il meglio del meglio. Sono diversi i motivi per cui Brick Mansions, produzione franco-canadese che vede esordire alla regia il montatore Camille Delamar, può suscitare delle curiosità. Sì. Localizzare l'ordigno e neutralizzarlo. La prima viene dal fatto che Luc Besson tenta nelle vesti di produttore l'ennesima incursione sul mercato anglo-americano e per l'occasione mette in piedi il remake di Ballet 13. Siamo ciechi. Ecco i tuoi occhi, Lino Dupré, un immigrato franco. La seconda va trovata nel nome di Paul Walker, star di Fast and Furious, morto in un incidente stradale lo scorso novembre. Brick Mansions verrà ricordato come l'ultimo film da lui interpretato. Ti interessa la bomba? Vuoi comprarla? Quel ticketio non ti mette un po' d'ansia? Un ulteriore motivo di interesse che può e deve suscitare la pellicola è il debito enorme che ha nei confronti di alcuni classici di John Carpenter, che continua dunque a influenzare il cinema contemporaneo più sotto le forme del saccheggio che in quelle dell'aggiornamento e o della rielaborazione. Sveglia, Brick Mansions! Si combatte! O si muore! Brick Mansions si dimostra infatti una sorta di action senza troppi guizzi, in cui l'unico elemento innovativo, la presenza in scena dell'inventore del parkour David Bell, è presto rintuzzata su binari più tradizionali. A forza di saltare sui tetti gli si è spostata qualche rotella.